Ma è il momento di collegarci con loro, che da un po' che mancano, i grandi tamarri che cercano la Barbie grassa. Andiamo. Lo Zoo di 105, in collaborazione con Quarto Giaro e Abbiate Grasso, presenta I Tamarri. Everybody! Massimino di Quarto Giaro e Giovanni di Abbiate Grasso. Oh, e non fate gli scemi di merda. Pronto? Sono Massimino di Quarto, mi senti, giocatista? Non si sente tanto bene. Perché? Che è successo? Male? No, non si sente tanto bene. No, io sto benissimo. Ma scusi, chi è che non ho capito? Massimino di Quarto, professione balordo. Senta, ci volevo chiedere una cosa, perché sto cercando un prodotto particolare, volevo chiedere se ce l'ha nel suo negoziame. Mi dica. Sto cercando Barbie grassa. Barbie? Barbie grassa. No, non l'abbiamo. Ma che Barbie ci sono? Perché io ho una nipotina, no? Che bisogna farci il regalo per il compleanno, no? Ci avevo regalato un coltello, ma i genitori ce l'hanno levato perché faceva male ai bambini, no? Allora, siccome lei comunque non è una bella bambina, perché è tutta grassa, senza denti, mezzi capelli, perché è proprio brutta, fa schifo proprio. Allora regalargli la Barbie tutta bionda, le sfasci, gli stacca sempre la testa perché si fa prendere al nervoso, perché le vede tutte fighe le Barbie. Allora volevano regalarci una Barbie un po' più brutta, no? Ho provato a farla con l'accendina, a fondergli i capelli, no. A farla un po'. Però non viene la stessa cosa. C'è una scatola con una Barbie grassa. Guardi che ho gente e... Ma a me non me ne frega un cazzo che c'è gente, c'ho bisogno io. Ti sto chiedendo che mi rispondi così, cosa vuol dire? No, ma proprio... Cosa significa che mi rispondi così? Ma cosa significa? Non riesco proprio a capire cosa vuole. Una Barbie grassa, storpi, senza un braccio. Ma guardi che non esistono le Barbie grasse. Sono tutte belle magre e belle soprattutto. E non esiste, bambina, tutta... Non esiste. Mi scusi, ma metto giù il telefono. Se lo fai ti spacco tutto il negozio, giuro, vengo lì. Va bene, buonasera. Arrivo. Bastarda di merda. Ma no. Pronto? Pronto, buongiorno, salve, negozio di giocattoli? No, non abbiamo più giocattoli. Sei sparato in vena? Come? Ti sei sparato in vena? Mi sento tutto fatto. Eh? Non abbiamo più giocattoli. Ho capito, cretino di merda, sto dicendo, ti sei fatto in vena? No, cretino di merda sarei te. Ma tua madre, ti do uno schiaffo adesso. Ma come ti permetti, cretino? Cosa c'è? Ma baciami il cazzo, cretino di merda. Pronto? Ehi, minchia, che voce da coglione. Ce l'hai proprio... Senti un attimo, vendi i giocattoli tu. Che cazzo stai dicendo? Vendi i giocattoli? Eh sì che vendo i giocattoli. Ah, ok, bene, senti, io sto cercando una... È un po' assurda la cosa, però sto cercando una Barbie un po' storpia, un po' grassa. Una Barbie? Grassa. Sì. Perché ti spiego, mia nipote è proprio un mostro, no? Ma la figlia di Fantozzi grassa, proprio è inguardabile. Allora, se gli regala una Barbie figa si piglia male, no? Poi gli va a finire che la brucia, la fa esplodere come l'altro giorno con i botti, gli stacca la testa, sta roba qua. Allora, se c'hai una Barbie proprio grassa, proprio deve essere brutta, come la merda. Non ce l'ho. La Barbie merda non c'è. Barbie merda non c'è. Minchia. Qualcosa di schifoso. Cos'è che è di schifoso regalare a una ragazzina, una bambina di 7 anni? Ma poverina, ma scusa. Minchia, è una merda. Ma cosa c'entra? Ho capito, cazzo di regalo, una roba figa, si piglia male. Non c'hai magari uno specchio mostro? No. E che cazzo c'hai? C'ho un po' di bambole, un po' di schifezze, però bisogna vederlo. Ah no, ma basta che mi descrivi, sei un mostro, una roba mostroide, io la piglio. Ho anche la bambola brazza che sembra una bambola prostituta, con i labbroni, con gli occhi grossi. Tu sei fuori. Ma veramente c'hai sta roba? C'hai la Barbie puttana? Non è che la fanno come... Non è che nasce così, però sembra. Ma tipo, se te la vuoi ficcare... Se te la vuoi ficcare, te la puoi ficcare sta cazzo sì, di... Beh sì, se ci passa, se vuoi. No. Minchia, la Barbie sgozza cazzo. Fantastico. Bisogna venire a vedere qualcosa. Senti, ma tu fai anche... Fai anche, cioè ricevi il suo appuntamento? No. Tipo psicologo, queste cose così. Sì, ci vuole. No, perché che da come mi pare, mica mi stai facendo pigliare male. Cioè quasi che torno in galera di nuovo. È vero. Dalle 7:30 alle 7:30. Che cosa? Dalle 7 alle 7:30. Puoi venire qua dalle 7:30 alle 7:30. Sei tutto fatto te, oh. Minchia, ripigliati, oh. Riassumiti. Vai a fanculo, dai, ci non ci vediamo più, dai, non mi hai rotto i coglioni. Ok, vabbè. Ciao, siamo di merda. Questo pazzo malato. Itamarri. Massimino di Quarto Giaro e Giovanni di Abbiate Grasso. Oh, e non fate gli scemi di merda. È sul Bob. Sta scendendo.